attenzione, questa non è una manifestazione di protesta, non è una manifestazione di minoranze disperate. Chi ha parlato da questo palco ha portato la voce di soggetti sociali vincenti perché hanno usato la Costituzione. Ce l'ha ricordato Maurizio Landini, la Corte Costituzionale, ce l'ha ricordato Marco Bersani, i cittadini, 27 milioni che hanno votato impugnando il referendum e difendendolo davanti alla Corte Costituzionale. Ce l'ha ricordato Cecilia Strada, Emergency, il diritto alla salute, il diritto alla pace. Ce lo ricordano dunque quelli che sono qui. Questo è il punto di partenza. Abbiamo scoperto che attraverso l'uso consapevole, ce l'ha ricordato Luigi Ciotti, esposto su uno dei fronti più impervi, quello della legalità, del rischio che viene dalla criminalità organizzata, tutti i soggetti vincenti perché hanno creduto alla Costituzione e ai suoi valori, non solo in astratto, ma usando concretamente gli strumenti costituzionali. E allora noi ci dobbiamo fare una domanda, e questa è la ragione per cui credo che siamo qui. Possiamo mettere insieme, io non la chiamo una coalizione sociale, una coalizione dei vincenti usando la Costituzione per essere oggi soggetti protagonisti in una fase estremamente difficile della vita del nostro Paese. Questo è un punto molto significativo, molto importante. Avete sentito molte voci diverse, è bene che sia così. Venga interpretato questo coro di voci, anche in qualche momento dissonanti, come un fatto che si oppone al monocorde obbligato modo di discutere delle maggioranze che abbiamo da qualche tempo. Non si può dissentire perché altrimenti si mette a rischio la stabilità, il futuro del Paese. La mancanza di discussione sta distruggendo la capacità e la possibilità di andare avanti. Se qui avete sentito voci diverse è perché non è possibile il silenzio di qualcuno. Abbiamo bisogno, ha ragione Luigi Ciotti quando ci dice ci sono alcuni che usano ipocritamente il noi, ma avere un coro di voci che sia il meno possibile dissonante, certamente, altrimenti non è un coro, ma certamente voci diverse che riprendono la discussione, avendo però un punto di riferimento comune. Questo è un punto estremamente significativo, lo voglio dire senza alzare particolarmente i toni, perché la Costituzione è tutto quello che avete sentito dire, che sentite, e questa è la ragione per cui voi siete qui. E perché la Costituzione è un grande progetto. La Costituzione è stata però in questo periodo sequestrata. La Costituzione è stata sequestrata, chiusa, è stata data una versione tutta efficientistica di una sua revisione, è stato ritenuto che le procedure ordinarie non fossero tali da poter essere perseguite. Sono state insieme distorte le regole fondative e sequestrata la Costituzione, perché quando è stato detto da alcuni che un giornale che è stato presente qui, Il Fatto, aveva raccolto quasi 500.000 firme, guardate, 500.000 firme sono quelle che consentono di chiedere un referendum, il ministro Quagliariello ha alzato le spalle e ha detto andiamo avanti. Non si può andare avanti ignorando la voce dei cittadini e io vorrei essere molto, molto sincero. Io vorrei che il Presidente del Consiglio usasse, come si dice, parole di verità, perché il Presidente del Consiglio usa una sottile forma che è a metà tra la denigrazione e il terrorismo ideologico, perché dice no, vi prego, siete tutti stanchi e quindi non voglio niente applausi, andiamo avanti. Dice
ripetutamente, lo ha detto ancora ieri, ma noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo ridurre il numero dei parlamentari, vogliamo eliminare un bicameralismo inefficiente, vogliamo eliminare quel grande pasticcio che è stato fatto riformando quella parte della Costituzione che riguarda i rapporti tra Stato e Regione. Coloro i quali sono critici evidentemente non vogliono che la Costituzione possa essere in questo senso messa al passo dei tempi. Ma questo è un grande imbroglio, perché questi sono punti sui quali c'è da molto tempo un grande consenso sociale, e questo legittimerebbe, avrebbe legittimato, non il governo, ma le forze parlamentari consapevoli, perché le operazioni di riforma costituzionale è bene che trovino nel Parlamento il loro punto d'avvio, avrebbero consentito di presentare su queste materie, su cui attenzione c'è già il consenso sociale, delle proposte, dei disegni di legge che, come è stato ripetutamente ricordato, avrebbero già fatto un pezzo importante di cammino, e oggi ci troveremmo di fronte alla possibilità di questa buona manutenzione costituzionale per mettere la Costituzione nella condizione di funzionare meglio. Ma il non detto da parte del Presidente del Consiglio e di tanti altri è che si vogliono utilizzare questi vagoncini su quali c'è il consenso per attaccarci un enorme vagone che è una modifica della forma di governo in una maniera che esalta personalizzazione, diminuzione dei controlli e in definitiva una curvatura tendenzialmente autoritaria nel nostro paese. Questo è il punto. Allora il Presidente del Consiglio non deve parlarci di quello di cui abitualmente si serve, deve essere sincero con se stesso, non può farlo evidentemente, e riconoscere che è stata imboccata una strada che ha fortemente limitato la possibilità di usare le garanzie che la Costituzione ha posto a fondamento della revisione costituzionale. E attenzione, c'è stata una discussione pubblica in questi anni, c'è stata una discussione pubblica anche intensa che, come è stato ricordato, ha visto da una parte i conservatori che ritengono che la parte riguardante principi e diritti debba essere difesa fino in fondo, ma che nello stesso tempo ha aperto la strada a quelle modifiche di un'altra parte della Costituzione che sono ritenute necessarie in questo momento. Allora, si era creata una situazione di consenso sociale che avrebbe permesso correttamente di avviare un processo di revisione limitato, rispettoso delle regole e accompagnato dal consenso dei cittadini. Tutto questo è stato messo da parte e oggi, su temi che sono, come si usa dire con linguaggio orrendo, divisivi, cioè su cui invece il consenso sociale non solo non c'è, ma ci sono fortissime opposizioni, di cui questa piazza e tutto ciò che l'ha accompagnata e l'accompagnerà è l'espressione, proprio su questo, in mancanza di un consenso sociale, si vuole invocare una scorciatoia pericolosa. Ecco il punto sul quale noi dobbiamo per un momento riflettere ed essere consapevoli allora che stare intorno alla Costituzione significa in questo momento evitare un rischio per la democrazia in questo Paese. Perché non si può fare una operazione di questa portata contro la volontà dei cittadini. Voi direte, no. Voi direte, ma poi alla fine è previsto un referendum, ma la prima questione da affrontare sarebbe quella di chiedere ai cittadini se accettano o meno che il processo di revisione costituzionale, che è una garanzia, possa o no essere manipolato. Loro stanno modificando la Costituzione, ma non ci chiedono se questa procedura noi la accettiamo.
perché questa è una legge di revisione costituzionale e noi dovremmo, dobbiamo chiedere ai parlamentari di lasciare liberi i cittadini di poter chiedere un referendum anche su questo punto. Gli chiediamo di non far passare il disegno di legge con la maggioranza dei due terzi. Noi abbiamo avuto un pessimo precedente che vorrei ricordare. In tempi straordinariamente e indecentemente brevi è stato modificato l'articolo 81 della Costituzione introducendo il principio del pareggio di bilancio. Non sono state ascoltate né le critiche del merito né la richiesta elementare, ma voi state cambiando in un punto molto importante la Costituzione con l'argomento di nuovo dell'emergenza, della pressione di Bruxelles, del bisogno di stabilità e di possibilità di governo, e non consentite ai cittadini di dire la loro, di fare sentire la loro opinione. Avete innescato un meccanismo pericoloso. Quella volta non hanno voluto molti all'interno del Parlamento ai quali ci si era rivolti. La richiesta era molto semplice: fate mancare la maggioranza dei due terzi, approvate questo progetto, questo disegno di legge, ma consentite ai cittadini di esprimersi liberamente attraverso la richiesta di un referendum. Questi non sono dettagli tecnici, sono dei passaggi che ci dicono come oggi intorno alla Costituzione sia in atto una grande battaglia politica. Una grande battaglia politica che vede da una parte non i conservatori, ma coloro i quali dicono che la Costituzione, essendo progetto di società, ha bisogno del consenso dei cittadini e ha bisogno di essere considerata come la via maestra. La via maestra, attenzione, la via maestra vuol dire indicazione di visioni, di prospettive, di possibilità, di ragionamenti a lungo termine. Noi siamo diventati prigionieri di che cosa? Ma avete visto come si è svolta la vita politica italiana nelle ultime settimane o negli ultimi mesi? Si viveva non alla giornata, ma alla mezz'ora. Avete... Che cosa succederà? Il governo cadrà o rimarrà in piedi? Questa era la prospettiva. Abbiamo avuto capovolgimenti come quello clamoroso dell'ex Presidente del Consiglio che dopo che tutti i suoi erano andati a fare, come si dice, la faccia feroce dicendo mai da parte nostra la fiducia a questo governo, ha capovolto in un minuto l'atteggiamento. Ma questo è l'azzeramento della politica. La politica è scomparsa in quel momento. Siamo arrivati al grado zero della politica. Tutto legato a giochi che diventano persino incomprensibili all'interno di piccoli gruppi e di oligarchie. È stata perduta la forza e la virtù della politica, che deve essere capacità di visione. Questa è una politica che subisce il diktat dell'economia, anche quando questo diktat dell'economia non sarebbe indispensabile veramente. Ma insomma, noi siamo dall'inizio di questa legislatura e dall'inizio di questo governo che discutiamo noi, il governo e la maggioranza che lo sostiene, dell'IMU. Questo è un punto, questo è ciò che è avvenuto, è ancora una discussione che non è finita, che ha allontanato altri problemi dal tavolo e dall'agenda governativa, che ha inquinato anche le modalità di distribuzione delle risorse scarse. Ha ragione Lorenza Carlassare. Anche quando i diritti sembrano scritti soltanto sulla carta, sono un vincolo, sono un limite alla discrezionalità politica. Quando ci sono risorse scarse, non si può dire impunemente io preferisco comprare gli F-35 o levare a Stefano Rodotà l'IMU sulla prima casa, perché Stefano Rodotà non è ricco, ma l'IMU sulla prima casa. La può pagare e la paga volentieri se quei denari sono destinati alle finalità che ci interessano. E allora non c'è questa libertà, perché nel momento in cui
sono affermati i diritti fondamentali delle persone. Il lavoro, che significa per esempio risorse per la cassa integrazione in deroga, che significa servizi sociali, gli ospedali, che significa istruzione. Ma scusate, io non voglio fare un discorso ideologico, non voglio tornare, anche se lo faccio molto volentieri, qui ci sono persone che vengono da Bologna, insegnanti con i loro studenti. A Bologna è stato fatto un referendum che tutti dicevano: ma siete pazzi, chiedete ai cittadini se si devono dare fondi comunali alla scuola dell'infanzia privata. Tutti diranno: certo che si devono dare. I cittadini bolognesi hanno dato una grande lezione di lungimiranza, non si sono piegati al calcolo economico banale, ma forse poi questa scuola costa un po' di più. Hanno rivendicato un principio che, come dice la Costituzione, è compito della Repubblica istituire scuole di ogni ordine e grado. Allora, quando le risorse sono scarse, prima si affrontano i problemi e si soddisfano nei limiti del possibile le esigenze della scuola pubblica, e solo dopo ed eventualmente si danno denari alla scuola privata. Ma non faccio un discorso ideologico, faccio un discorso di politica costituzionale. È qui che noi dobbiamo ricostruire lo spazio della politica. Noi siamo qui per questo, per uscire dalla logica delle oligarchie e ridare voce ai cittadini, per uscire dalla logica della dittatura dell'economico, misurando gli impieghi delle risorse in base ai diritti fondamentali delle persone e non alle decisioni più o meno discrezionali. Per carità, la politica ha larghi margini, ma un sistema costituzionale in cui ci sono i diritti fondamentali, questi sono i criteri che devono accompagnare. A Napoli è stato fatto qualcosa del genere, quando mancando 300 insegnanti il Comune ha detto: prendiamoli, e la Procura della Corte dei Conti, dovendo giudicare della correttezza del comportamento del Comune, ha detto, perché ci sono i vincoli, tutto quello che voi sapete, ha detto: quando sono in conflitto diritti fondamentali delle persone, e in quel caso il diritto di bambini e bambini a iniziare in modo corretto la libera formazione della loro personalità, la pura esigenza dell'economia non può prevalere. Di questo noi ci stiamo occupando qui, dunque di riuscire a ritrovare, partendo, ripeto, da esperienze vincenti, la retta via, la via maestra della Costituzione, creando lo spazio per tutto questo, perché lo spazio politico è stato cancellato. La manipolazione dell'articolo 138 è esattamente figlia di un'idea della politica che ha finito col negare se stessa. La politica, incapace di affrontare le questioni, scarica sulla Costituzione responsabilità che sono sue, non responsabilità della Costituzione. Da anni una politica incapace di risolvere le questioni scarica sulla Costituzione le proprie responsabilità, anche quando si dice ma non ha sufficienti poteri il Presidente del Consiglio. Tanti costituzionalisti, lo ha scritto perfino su Repubblica Alessandro Pace, ha dimostrato come questa sia una falsificazione e sia la debolezza della politica, il suo carattere elitario e oligarchico che impedisce di prendere decisioni. Ma dov'è la politica in questo momento, quando nello stesso tempo il vicepresidente del Consiglio dice che i morti, che quelli che sono morti nelle acque di Lampedusa sono idealmente cittadini di questo paese, e poi aggiunge: ma noi siamo contrari all'abrogazione del reato di immigrazione clandestina. Si diventa cittadini italiani solo dopo la morte. Questo è un, cioè, dov'è la politica in tutto questo? Dov'è la politica?
Allora, qui si sta facendo un'operazione assai più ambiziosa e difficile della creazione dei partitini. È chiusa questa espressione, però io gli voglio dire, gli vorrei dire, prima di preoccuparti di qualche partitino che può nascere, perché non dici la tua sui partitoni di cui fai parte? Questo è il punto. Non è antipolitica, badate, non è antipolitica, perché io sono convinto che se questa impresa che abbiamo, con, forse con molta temerarietà, forse con un azzardo, cercato di avviare, riuscirà a dare anche a coloro i quali si trovano nella politica ufficiale in Parlamento quel coraggio che oggi non hanno, che hanno perduto. Una piazza come questa nel 2010-2011, quando la Camera dei Deputati in modo molto allegro aveva approvato quasi all'unanimità quella che poi fu chiamata legge Bavaglio, cioè una legge che restringeva la possibilità di pubblicare le intercettazioni che davano fastidio, diciamo la verità, l'aveva fatto con grande tranquillità. Una mobilitazione di cittadini che ha avuto poi il suo punto conclusivo qui ha fatto sì che, primo, che nascesse la consapevolezza che quella era una porcata alla Calderoni, e in secondo luogo che coloro i quali in Parlamento si sarebbero opposti da quel momento in poi a quella legge avevano sostegno sociale. Abbiamo dato con quella battaglia un'opportunità alla buona politica. Non c'era l'antipolitica, così come questa piazza è stata affollata come questa dalle donne, se non ora quando, una delle più grandi manifestazioni che abbiamo avuto e che purtroppo non sempre ha avuto i suoi riscontri nella attenzione di Parlamento e Governo. Anche di coloro i quali con sacrificio e con grande volontà sono venuti oggi. Questo è un punto e noi abbiamo bisogno di tutto questo, di allargare il fronte attraverso quei vincenti che lavorando insieme possono diventare massa critica in questo paese. Perché noi dobbiamo in questo momento, e faccio un e chiudo su questo, un riferimento all'Europa. L'Europa in questo momento ha fatto un'operazione di estrema gravità che io denuncio non tanto come giurista ma come cittadino di questa Unione. Ha amputato l'Europa, diciamo, la Costituzione europea di un suo pezzo, perché ci sentiamo continuamente dire che dobbiamo rispettare i trattati. Ma c'è una cosa che si chiama Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati e che è scomparsa. E io credo che ciò che noi dovremmo chiedere, e questo è uno degli obiettivi di questa coalizione, di chiedere a governo, a coloro i quali si candideranno alle elezioni del maggio 2014 per le elezioni europee, di agire perché questa amputazione venga meno. E riflettiamo allora, partendo dall'Europa, l'amputazione c'è stata in Italia, questa amputazione è avvenuta in questi anni e noi siamo chiamati a risarcire la Costituzione della amputazione che ha subito. Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare e che consente alla politica di guardare più lontano e più vicino, più lontano dandosi l'obiettivo non di sopravvivere il giorno dopo e di riuscire a uscire indenne da una dichiarazione di Brunetta o di Schifani, ma di vedere quale debba essere il destino di questo paese e guardare più vicino. L'ultimo rapporto Istat, è il tema a cui faceva riferimento Don Ciotti, ci dice che in Italia ci sono 5 milioni che vivono in povertà assoluta e 9 milioni che vivono in povertà relativa, il 22% della popolazione italiana. Guardiamo vicino. E per carità, non voglio che le mie parole siano intese in modo sbagliato. Grande e formale
ossequio ai morti di Lampedusa. Ma abbiamo bisogno di tragedie in questo paese, abbiamo bisogno di accumulare e di fare la contabilità dei suicidi, delle persone che vivono in difficoltà, dell'aumento e di quelle nuove guerre dei poveri per cui alle mense delle organizzazioni caritative arrivano oggi con grande perdita di dignità dal loro punto di vista i ceti impoveriti e che entrano in conflitto con i tradizionali le tradizionali persone che vanno lì a queste mense e che temono di vedere diminuite le possibilità di accesso dal fatto che c'è la concorrenza delle persone impoverite. Non c'è soltanto il pensionato che ruba la bistecca, ci sono coloro i quali non sopravvivono. Allora dobbiamo guardare vicino per capire qual è la prospettiva, e la prospettiva ce la apre la Costituzione, la vita libera e dignitosa. Non possiamo accettare che oggi la logica del salario sia quella di comprare la merce, comprarlo come una merce al prezzo più basso sul mercato. Questa è una violazione di un principio costituzionale, è una violazione. E qui sono nello stesso tempo, con quelle parole dell'articolo 36, negata la libertà e la dignità delle persone. Come si fa a dirsi, non dico cattolici, ma cittadini di uno Stato costituzionale di diritto, se non si affronta questo tipo di problemi? Lontano e vicino, dunque, è l'orizzonte che ci indica la Costituzione. Comincia un lavoro difficile. Comincia un lavoro difficile ed è un lavoro di tutti, un lavoro che non può essere affidato soltanto a poche persone, meno che mai ai cinque firmatari di questa lettera che ha, come dire, anche consentito qualche risentimento da parte di qualcuno: perché non ci avete consultato prima di mandare in giro la lettera? Questi sono atteggiamenti puerili, devo dire. I bambini che dicono: ah, ma tu non me l'hai detto, ma sei d'accordo oppure no che oggi c'è questo grande tema in Italia? Nel momento in cui tu ti tiri fuori, dai segno a di non essere consapevole o di non voler mostrare la tua consapevolezza, e in secondo luogo non sei capace di individuare gli strumenti che ci consentono di uscire tutti dalla minorità. È stato ricordato Pertini, non ci sono più quelli di Marzabotto, non so quanti tra i più giovani sanno a chi si riferiva quel nome e quale fosse il senso di chi l'aveva portato qui. Marzabotto è una delle più terribili stragi naziste e non è retorica ricordarla in questo momento, perché è stato letto il brano di Pertini. E allora dobbiamo unire l'idea di un fondamento profondo della Costituzione con ciò che abbiamo oggi. Gli atteggiamenti liquidatori non sono soltanto il segno di uno scarso rispetto per il passato, ma anche uno scarso rispetto per la cultura di questo Paese e di incapacità di produrre la cultura di cui attualmente noi abbiamo bisogno. Devo dire, io sono... E credo che questa è una grande battaglia. A me non piace, devo dire, usare la terminologia bellica, usiamo sempre il termine battaglia, perché poi dietro ci può essere, come dire, qualche segno, dire: ma in nome della democrazia un po' di violenza può non guastare. Lo dico con sincerità, guai se noi cadiamo in questo tipo di tentazione. Io devo dire, e chiudo, l'ho già fatta troppo lunga, ma volevo un po' argomentare quali sono le ragioni, qual è anche il risultato della discussione che abbiamo fatto tra noi oggi, partendo da punti molto diversi. Io devo dire la verità, giunto alla mia rispettabile età, che è giusto ricordare, sono molto felice stasera. Non speravo di avere raggiunta quest'età un'occasione così bella, non trovo altre parole, e io vi ringrazio molto, perché se noi negli ultimi tempi ci siamo mossi in questo modo azzardato, forse più azzardato che coraggioso, è perché sapevamo
o pensavamo o speravamo che ci sarebbe stata questa piazza. Grazie a tutti. E allora grazie, grazie a Stefano Rodotà, a Lorenza Carlassare, a Gustavo Zagrebelli.